Apriamo la nostra pagina dedicata al comprensorio con la questione rifiuti a Bracciano. C'è stato un sit-in di fronte all'ingresso della discarica di Cupinoro stamane da parte di cittadini ed esponenti dei comitati di Bracciano, La Dispoli e Cerveteri. I residenti del comprensorio non si fidano infatti delle rassicurazioni del sindaco di Bracciano Giuliano Sala, che da giorni ribadisce che Cupinoro non sarà mai una nuova malagrotta. E così in circa 200 hanno deciso di impedire l'ingresso ai camion che proprio oggi avrebbero dovuto cominciare a 20.000 tonnellate di rifiuti di Roma per un periodo previsto di tre mesi. Si sa come iniziano queste cose a Malagrotta i tre mesi sono diventati 35 anni, hanno dichiarato la DN Cronos, i promotori della manifestazione. L'obiettivo dei manifestanti è stato quello di impedire l'accesso ai primi camion con i rifiuti trattati di Roma, Fiumicino, Ciampino e Città del Vaticano, che però non sono mai arrivati per via dell'assenza della firma del contratto. Sulla manifestazione ha preso la parola il sindaco di Ladispoli, Crescenzo Pagliotta. Eravamo già a conoscenza che oggi i camion dell'AMA di Roma non sarebbero andati a Cupinoro, anche perché ci risulta che non sia stato firmato nessun contratto, ha detto Pagliotta. Il blocco dei camion attuato oggi ha ottenuto l'unico risultato di bloccare il servizio dei comuni del comprensorio. Domani le nostre città saranno più sporche e i lavoratori dovranno fare i doppi turni con ulteriore aggravio economico. C'è sdegno a Santa Marinella ed anche tanta rabbia per chi si è macchiato di un delitto tanto odioso quello di scrivere sui muri frasi inneggianti il boia delle ardeatine, cioè Eric Pripke, morto alcuni giorni fa all'età di 100 anni. In Italia, oltre ad aver trovato persone che lo hanno accompagnato fino alla sua scomparsa, trattandolo come una persona normale, dimenticando che nel 1944 ha fatto uccidere 350 cittadini romani, c'è chi lo esalta come se le sue vittime fossero state prelevate da uno Stato estero. Ovvio che le scritte abbiano svegliato le coscienze di tantissimi residenti ed anche il Sindaco è intervenuto sulla vicenda. Esprimo il mio sdegno e il disgusto per le infamanti scritte inneggianti ad Eric Pripke, apparse sui muri della città, dice Roberto Bacheca, per le quali sono in corso indagini da parte degli organi di polizia affinché vengano individuati gli autori». Le scritte, continua il primo cittadino, sono state immediatamente cancellate dagli operai comunali dopo apposite segnalazioni del Comando di Polizia Locale, ai quali va il mio ringraziamento per il lavoro svolto. Gli agenti sono impegnati tuttora per contattare i proprietari dei muri in questione, i quali saranno invitati ad effettuare immediatamente una bonifica degli stessi. Spero che gli autori di tali vergognose scritte, conclude il Sindaco, vengano identificati e puniti come meritano. Chiedo scusa a nome di tutta la cittadinanza sperando che questi episodi. Mangano isolati ad un gesto di qualche balordo. Autostrada Tirrenica, polemiche a tutto campo sulla realizzazione dell'86A. Il sindaco di Tarquinia, Mauro Mazzola, dopo aver scritto agli imprenditori locali accusandoli di non aver voluto costituire un consorzio e dopo aver incassato le critiche del consigliere d'opposizione presso il comune di Civitavecchia, Dimitri Vitali, che ha chiesto al primo cittadino etrusco di dare spiegazione su tre quesiti fondamentali, continua ad alzare la voce accusando il politico Civitavecchiese di ingerenza se dimitri vitali ha la ricetta giusta per fare assegnare i lavori alle ditte locali ce la dica tuana Mazzola si ricordi però che se non prevede legalità trasparenza e chiarezza ma solo arroganza e prepotenza non la vogliamo tra Comune e SAT lavori, spiega Mazzola, non esiste nessuna convenzione perché l'opera è di livello nazionale e non prevede l'autorizzazione da parte degli enti locali, prosegue il primo cittadino. Esiste invece un protocollo sulla legalità e sulla sicurezza firmato da tutte le realtà istituzionali. Non ho quindi alcuna paura delle interrogazioni parlamentari o degli esposti in procura. Chiedo al consigliere comunale Vitali se, quando era in maggioranza, siano stati applicati protocolli simili per i lavori nelle centrali elettriche al porto, per la marina e per la trincea ferroviaria. Trovo inoltre fuori luogo, prosegue Mazzola la sua ingerenza su questioni che riguardano un altro comune. Non si è mai interessato a Tarquinia quando le, le grandi opere erano a Civitavecchia. L'impianto a biogas di Pian della Carlotta non può entrare in esercizio. Raccogliamo con grande soddisfazione questo importantissimo risultato nella strana lotta portata avanti in questo anno contro l'impianto. Con queste parole il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, ha commentato la comunicazione della provincia di Roma che intima all'azienda realizzatrice di non avviare l'impianto. A seguito delle continue attività di controllo e verifica portate avanti dal comune di Cerveteri, Insieme ai comitati e ai sopralluoghi effettuati con la provincia di Roma, quest'ultima ha chiesto all'azienda alcuni documenti integrativi. Nel frattempo l'impianto non potrà entrare in servizio. Il sindaco di Montalto di Castro, Sergio Cace, è intervenuto nella seduta del Consiglio Comunale Congiunto a Tarquinia per discutere delle problematiche del sistema sanitario della provincia di Viterbo. Nella seduta hanno partecipato anche le amministrazioni dei comuni di Tarquinia e Monteromano. Gli argomenti affrontati sono stati molteplici, dalla liste di, dalle liste di attesa alle case della salute che il commissario straordinario della ASL, Luigi Macchitella, ha evidenziato proponendo di collaborare per migliorare il sistema Sanitario. Deve esserci un impegno reciproco in cui i sindaci dei territori devono collaborare per migliorare la gestione della sanità, ha detto CACI. Dobbiamo capire quali sono le esigenze dei cittadini e portarle in Regione, che dopo aver tracciato le linee guida darà la possibilità alla ASL locale di redigere il suo nuovo piano aziendale. Lunedì prossimo 21 ottobre, a partire dalle 11, presso l'Aula Consigliare del Comune di Ladispoli, alla presenza del noto attore Sebastiano Somma, si terrà la conferenza di presentazione del progetto teatrale Actor Studio, finalizzato alla promozione di percorsi culturali e allo sviluppo di attività formative nel territorio, idonee ad accrescere l'offerta socio-educativa della città. L'iniziativa, promossa dalla Academy of Study con il patrocinio dell'assessorato alla cultura, prevede la realizzazione di un corso per principianti con attività di laboratorio teatrale e cinematografico. Il corso diretto da Antonio Carli e Alessandro Bardani, con la partecipazione straordinaria di Francesco Vitiello, si svolgerà presso il centro. Di nuovo un piccolo spazio pubblicitario a seguire lo sport.